Ciao e benvenuti nuovamente nel mio canale e in un mio nuovo video. Il video di oggi parlerà di come cucire un nastro elastico sopra il tessuto. È possibile realizzare graziose finiture su polsini, girovita, utilizzando del nastro elastico da cucire insieme al tessuto. La lunghezza del nostro elastico dovrà essere leggermente inferiore rispetto alla circonferenza del polsino o girovita, quindi in questo modo possiamo impreziosire vari abiti, non solo per noi ma anche per i nostri bambini, perché crea questa sorta di volant e quindi possiamo personalizzare per esempio anche delle spalline per dei vestitini estivi, oppure creare delle arricciature per decorare i nostri capi. Insomma, abbiamo veramente un campo infinito in cui possiamo utilizzare questo bellissimo punto, che è un punto elastico a zigzag. Andiamo a vedere come realizzarlo in maniera facile e divertente. Il punto che dobbiamo utilizzare è nella mia macchina il numero 07. La lunghezza del punto va da 2 a 3, quindi la aumentiamo a 2,5 per esempio, mentre la larghezza 2,55, lasciamolo a 5. Abbiamo bisogno di un nastro elastico, ovviamente ce ne sono di varie dimensioni. Io ho preso questo da 1,5 più o meno dovrebbe essere. Bisogna posizionare l'elastico, lo possiamo posizionare con gli spilli, va posizionato sul rovescio del tessuto a circa 2 cm dal bordo, quindi più o meno così. Cucire insieme il nastro elastico con il tessuto. E mentre si procede con la cucitura, allungare tirando uniformemente il nastro lungo il tessuto. Con la mano sinistra tirare il tessuto in avanti, quindi tenerlo teso. Con la mano destra invece tirare leggermente il nastro elastico. Ed ecco qui. Quindi, come vedi, viene bello, bello, bello arricciato. Molto carino per decorare, per esempio, dei pulsini per delle bambine, qua rimane bello arricciatino, oppure quindi con delle maniche, fine delle maniche, oppure fare delle cuciture, per esempio, in un corpetto, molto, molto carine. Quindi questo punto è veramente utile. Ti ho fatto un video dove ti ho parlato di punti elastici, te lo metto nella box informazioni, vai a vederlo se non l'hai ancora visto. Spero che il video ti sia stato utile, allora regalami un bel like, iscriviti al canale se sei la prima volta che vieni a trovarmi, condividi il video nei tuoi social in modo tale da aiutare il mio canale a crescere. Ti mando un grande bacio, sartoriale ma soprattutto terapeutico. Ciao e alla prossima!